Buonasera, buonasera e benvenuto a tutti. Ciao Pierpaolo. Buonasera, ciao a tutti, ciao Gianni, grazie per questo Giusto, invito. dimenticavo Namaste come si fa sempre Ma con tutti i luoghi delle tue destinazioni. come si fa dalle nostre parti? Dalla Namaste, vostra buonasera a tutti. parte. Allora, benvenuti, vedo che state arrivando. Pierpaolo ormai è diventata una presenza costante, quindi penso lo conoscerà, conoscete, è il nostro esperto di tutto il subcontinente indiano. Questa sera ci partirà in un posto che io non conosco direttamente, ma che mi affascina tantissimo, che è il Bhutan. Quindi, Pierpaolo, direi che, come dire, Possiamo già cominciamo a partire. parlare di destinazioni serie, ecco. Beh, torniamo a parlare di destinazioni che ci appassionano da sempre. Poi il Bhutan vive anche una sua dimensione un po' mistica, mitica, un po' nascosto, no? Sull'Himalaya, quindi suscita già solo la parola Bhutan, come si dovrebbe dire, suscita già l'interesse, no? A chissà dov'è e chissà che cosa ci preserva. Quindi è un viaggio, è una destinazione sicuramente appassionante che vi racconterò in questa mezz'ora, 40 minuti attraverso le mie slides e poi sveleremo man mano alcuni piccoli segreti e chicche di questo paese. Direi che possiamo partire, stavo notando che siamo come allo specchio, nel senso che abbiamo lo stesso tempio come sfondo, siamo simmetrici uno sull'altro, quindi sembra Sì, quasi voluta, ma non era voluta. assolutamente, ci siamo ritrovati nello stesso luogo, questo è un buon segno. E questo è il famoso Tiger Nest, il tempio della tigre che salta, è uno dei monasteri più famosi, più belli anche di tutto il Bhutan, anche perché per raggiungerlo bisogna camminare ed è un'esperienza che, visto che cominciamo già a raccontare, Certo. È un'esperienza che è davvero indimenticabile, memorabile. Perché? Perché l'Himalaya non solo bisogna vederlo, poi bisogna salirci sopra, ma poi bisogna anche sudarlo un po', sudarselo per conquistarlo, no? Anche qui siamo a 3.500 metri, quindi si parte da circa 3.100 metri, 3.200 metri e si sale a un dislivello di 300-400 metri nell'arco di un paio d'ore. La prima parte è un po' impegnativa e poi incomincia un piano, quindi ci si rilassa. E poi l'ultima parte, che è proprio sotto la facciata bianca di gradini, però sono gradini a 3.500 metri, quindi sono gradini impegnativi. Senti, partiamo con le immagini, perché così ci togliamo i due da prima immagine, che insomma siamo simpatici e carini, ma la gente Benissimo. giustamente vuole vedere le immagini. Intanto do Allora. il benvenuto a tutti i nostri amici su Facebook, che vedo che sono come sempre presenti. Un attimo solo che vediamo di condividere le immagini. Eccoci qua. Ci siamo. Perfetto, ti Ecco vediamo. qua. Ok, Ok, noi ti vediamo bene. bene, la prima immagine ha una cornice bianca, quindi un po' più piccolina, poi le altre le vedremo tutti a schermo intero. Vai, partiamo con questo Perfetto, ecco. magnifico viaggio. Allora, quindi siamo sull'Himalaya, montagne meravigliose e soprattutto questi monasteri buddisti isolati sull'Himalaya. Il Bhutan si trova, ve lo faccio vedere, quindi prima slide, montagne, monasteri e monaci. Questo è un po' il riassunto, è per questo che mi piace iniziare con questa immagine. Grande Himalaya, montagne, monasteri buddisti e i monaci della cultura buddista. Questi sono i tre elementi che troveremo e che troviamo un po' in tutto il percorso in Bhutan. E andando avanti, vi faccio vedere subito una mappa, una cartina in cui potete vedere dove siamo. Quindi nord-est dell'India, sopra il Bangladesh e a sinistra il Nepal. Il Bhutan si trova sull'Himalaya, ma in realtà ai piedi dell'Himalaya, perché la parte pianeggiante che vedete qui nella cartina, tutti i paesi che confinano, i villaggi, le città che confinano con l'India, quindi Samchi, Puncholing, Gyalpong, Dharamsala,
Liao Chang, questa parte qui, è tutta parte quasi pianeggiante, siamo a 6-700 metri sul livello del mare, quindi siamo sempre abituati a pensare al Nepal, al Bhutan come paesi sull'Himalaya, ma in realtà sono paesi che sono ai piedi dell'Himalaya. Quindi zona verde collinare, valli che scendono verso, tutti i fiumi che scendono verso il Gange, nelle pianure alluvionali dell'India del Nord, e il, appunto il Bhutan che pian piano con queste valli che salgono verso l'Himalaya, dove c'è scritto proprio Himalaya. Lì siamo invece attorno ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 mila metri. Vedete, ci sono alcune vette di 7.000, 6.000 metri sulla sinistra, e poi al confine la grande montagna, la terza montagna più alta del mondo, il Kanchenjunga, che supera gli 8.500 metri. Quindi diciamo pianure, valli e poi il grande Himalaya. Due città principali, Paro e Thimphu. Thimphu è la capitale, diciamo, del regno, e Paro è un po' la città più rappresentativa dal punto di vista degli scambi, dei commerci, degli incontri. Quindi in questo senso, diciamo, è così il paese è organizzato in questo modo. Andando avanti, ecco, qui siamo e cominciamo il viaggio, arrivando con un volo internazionale da Delhi o da Calcutta, tendenzialmente da Kathmandu, da questi tre aeroporti fondamentalmente. Arriviamo in uno scenario del genere, arriviamo a circa 2000 metri, 1600-1700 metri, in queste valli meravigliose, ai piedi dell'Himalaya, qui sullo sfondo i ghiacciai con montagne che arrivano a 6-7000 metri, e qui in primo piano le valli himalayane. Quindi lo scenario è di grande montagna, di grande natura. Appunto di grande montagna, qui siamo sugli 8000 metri, che anche dalle valli è possibile avvistare assolutamente. Vedete, qui sono dei villaggi che sono tra le città principali, appunto, a cui accennavo, Paro e Thimphu, e questo è un villaggio a 3500 metri circa, con sullo sfondo queste montagne mastodontiche. Pur essendo un viaggio abbastanza, cioè ovviamente in quota per buona parte, a parte problemi di qualcuno che possa partire all'altezza, è un viaggio che comunque non richiede non ha delle difficoltà, come dire, non richiede fisicamente sì, particolari attitudini, giusto? Nel senso che ci si sposta con le auto, con fuoristrada. Sì, diciamo assolutamente no, è un viaggio aperto a tutti, un viaggio che io ho fatto in tante circostanze, in periodi dell'anno diverso e con persone diverse, da 8 a 85 anni. L'importante è essere in buona salute, come quando si affronta un viaggio, certo. Anche perché partiamo appunto da 1500, 1700, 2000 metri. Il punto più alto di questo viaggio è 3200 metri, per questo torno a dire siamo ai piedi dell'Himalaya. Se noi pensiamo al Ladakh, per esempio, l'Himalaya indiano, e lì partiamo da 3500 metri, certo, e saliamo, mentre qui partiamo da 1500-2000 e arriviamo a un massimo di 3200 metri. Quando si fa questo passo, il Do Chula, 3200 metri, poi si scende in una valle, la valle di Punaca, che si trova a 1200-1300 metri. Quindi voglio dire, il viaggio è assolutamente fattibile per tutti, senza grande... non comporta alcun disturbo, ecco, al punto, certo, dell'altitudine. Un viaggio fattibile, aperto a tutti. Quindi di nuovo le grandi valli con questi torrenti, questi fiumi. Vedete il colore verde è caratteristica proprio del paese che si trova ai piedi dell'Himalaya, con queste risaie terrazzate che vedete qui in primo piano in basso e anche poi sullo sfondo, campi di colza, risaie, orzo, ecco, queste sono un po' le colture che si trovano a queste altitudini pre-himalayane. E di nuovo le terrazze. La cosa bella è attraversare, arrivare in Bhutan e rendersi davvero fin da subito conto di essere in un'altra epoca. La cosa che è sempre, diciamo, che è stata imposta e voluta da tutti i re, esiste ancora il Bhutan è un regno, quindi esiste ancora un re, tra l'altro giovanissimo, che
decide le sorti del paese, diciamo così, la cosa che hanno sempre voluto i re del Bhutan è quella di preservarlo da grandi contaminazioni. Esiste questa leggenda, Gianni, che il Bhutan sia carissimo perché c'è una tassa che è di $250 al giorno e quindi sì, è un paese inavvicinabile, eccetera. Ecco, sfatiamo subito questo falsa notizia. È vero che esiste questa tassa di $250, ma questa tassa non è solo una tassa. Questa tassa dà diritto a vitto, alloggio, trasferimenti e guide. Quindi voglio dire, è un servizio. Certo. È chiaro che è un tetto di entrata minimo, questi $250 al giorno per persona, che fa sì che il paese venga in questo modo filtrato dal grande turismo di massa. Anche perché essendo una comunità che vive, come vedete in questa immagine, in situazioni davvero molto remote, molto nel pieno della natura, a contatto con ritmi altri, preservarlo dalle grandi contaminazioni, dal grande arrivo di masse di turisti, di tante persone con comportamenti diversi, è stata un po' diciamo la scelta che è stata fatta dai re del Bhutan e dalla classe politica che governa il paese. In questo senso io mi trovo pienamente d'accordo, renderlo un po' più selettivo. Il viaggio ha fatto sì che questo paese mantenesse ancora dei connotati di grande autenticità. Sì, sicuramente poi ne ha creato molto fascino, no? Quindi questa è una cosa molto particolare. Senti, sì. qual è il periodo ideale per fare il viaggio in Bhutan? Poi parliamo anche dei viaggi che stiamo pensando noi e di cosa, ma indicativamente il periodo certo. migliore. Allora, il periodo migliore sono due, fondamentalmente sono due. La primavera e l'autunno. Siamo sull'Himalaya e quindi l'inverno può essere piuttosto rigido, quindi da novembre a febbraio le temperature sono piuttosto rigide, almeno nella parte delle valli, mentre invece agosto è un periodo abbastanza piovoso perché siamo appunto ai piedi dell'Himalaya, il monsone ad agosto è proprio in quella zona del Golfo del Bengala, mentre i periodi ideali vanno da marzo a giugno, e da settembre a fine ottobre, inizio novembre. È anche il periodo dei grandi festival, giusto? Esatto. Più avanti vedremo anche delle immagini di questi festival. È il periodo in cui i monaci, che magari si trovano in monasteri piuttosto isolati sull'Himalaya, hanno l'opportunità invece di scendere nelle valli principali, qui siamo nella valle di Paro, e quindi di incontrarsi e di celebrare questi grandi ritrovi, questi grandi raduni. E quindi tra aprile, maggio e settembre, ottobre si svolgono tutti i grandi festival buddisti della regione, tutti i grandi festival bhutanesi. Interrompo solo un istante perché sì? Volevo, ma innanzitutto sottolineare una cosa per qualcuno che magari non ti conosce o che tu sei veramente un grande amante, oltre che questa è la tua destinazione principe, cioè non il Bhutan, intendo il subcontinente indiano, ma solo per capire, quante volte sei stato in Bhutan? Allora, 8. In India diciamo, non te lo chiedo più perché ho finito sì, di... Diciamo che nella regione subcontinente indiano sono stato oltre 80 volte. Okay, adesso in Bhutan saranno 4-5, se non ricordo male. In Tibet saranno 7-8, in Nepal una ventina, in India 60 forse. No, ma era solo per sottolineare il fatto che poi nel momento in cui uno desidera fare, abbiamo il viaggetto di gruppo che cercheremo di fare come sempre un piccolo gruppettino da 10, 12, massimo 14, 15 persone, però anche costruito proprio su misura con tutte le cose da qualcuno, come può essere te, che queste destinazioni le conosce approfonditamente. E ti faccio una domanda che ha fatto Maria Stella, se non mi dimentico poi dopo. Parlando sempre della tassa di cui parlavi prima, i famosi $250 al giorno, ma questa tassa viene calcolata e detratta se prenoti hotel o hotel di lusso magari importanti tipo la Nantara oppure legata a strutture locali? Cioè paghi quella tassa indipendentemente da qualsiasi tipologia di viaggio e strutture che tu vai a prenotare? Magari. Ah, ok. No, nel senso che questo ti dà diritto sì a vitto, alloggio, trasferimenti, guide, eccetera, per degli alberghi standard che vengono stabiliti in una fascia di categoria, tra virgolette, diciamo 3 stelle. Ecco. Okay. Assolutamente, come dire,
dignitosi, dove si sta bene, dove si può vivere appieno l'esperienza bhutanese. Poi è chiaro che a salire da qui con dei supplementi si possono pensare sistemazioni in boutique hotel, piccole strutture magari un po' più carine, diciamo tra virgolette 4 stelle, e poi a salire fino ad arrivare agli Yaman Resort che troviamo anche la compagnia appunto internazionale Yaman, che troviamo anche in Bhutan. Però stiamo parlando di budget ovviamente diversi, sono alberghi molto importanti, alberghi di lusso, eccetera. La cosa bella è che sono tutti sempre costruiti nello stile bhutanese. Questo che vedete è il palazzo del governo, qui sulla sinistra tra gli alberi c'è la casa proprio del re, la residenza del re, e questo è il palazzo governativo. Quindi anche gli alberghi, le case tendenzialmente sono pochi piani, vedete sullo sfondo le case 5-6 piani massimo, forse anche meno, anche gli alberghi sono costruiti in questo stile, quindi a partire da un categoria 3 stelle si può salire, certo, con dei supplementi. Mi ha colpito molto quando mi raccontavi del Bhutan qualche tempo fa, che come dire, che sono presenti degli alberghi, come dire, dei boutique hotel o degli alberghi di altissima categoria. Nella mia testa era che il Bhutan aveva delle strutture semplici, un po' più montane, no? E che se volevo gli alberghi di lusso andavo in India magari a trovarli, nel Rajasthan. E sì, invece mi hai fatto vedere delle cose straordinarie. Lo diciamo perché da sapere, ecco, poi dopo... Certo. Allora, indubbiamente ormai... anche in questi luoghi, anche un po' isolati, un po' remoti, si possono fare esperienze di grande comfort, di grande fascino, lusso, ma non solo, perché poi vivere in queste strutture, come vi dicevo, che sono comunque inserite nel contesto, sono comunque piccole strutture, perché anche gli Yaman hanno 6 camere, 12 camere, 18 camere, ecco, aggiunge valore al viaggio, ecco, non è soltanto accommodation, lusso, sfarzo, ecco, e tradizione, e cultura, e arte, e architettura, e decoro, e stile di vita. Quindi anche qui, appunto, possiamo arrivare a dei livelli molto alti, piacevoli, per chi magari ha delle esigenze particolari. Ripeto, il viaggio fatto negli alberghi 3-4 stelle, quelli standard, con qualche piccola aggiunta magari in qualche località per così godere un po' di più della situazione, sono viaggi assolutamente fattibili, non sono diciamo 3 stelle scadenti, anche perché c'è sempre questo discorso del fatto che sono tra virgolette governativi, selezionati dal governo, e quindi devono mantenere determinati standard, perché poi per i bhutanesi l'immagine che viene trasmessa è fondamentale. È un piccolo stato grande quanto il nord Italia, che ha meno di 1 milione di abitanti, quindi voglio dire, ci tengono, ecco, a essere a dare una certa immagine di molto grande, chiaro, di grande pure con le serenità, e soprattutto, ecco, fuori dalle 2 piccole cittadine, Thimphu e Paro, che si trovano nelle valli a circa 2.000-2.200 metri, entriamo appunto nel paese, entriamo nel Medioevo. Ho messo questa immagine di questo ponte proprio di passaggio da un'epoca, dalla nostra a un'altra epoca, che è quella davvero medievale. Entriamo nelle valli laterali, entriamo nei piccoli villaggi e andiamo alla scoperta di monasteri molto antichi. Qui siamo nella valle di Punaka, a circa 700 metri, 800 metri, nella valle di Punaka, dove ci sono questi zong, si chiamano, questi monasteri. Qui c'è un'immagine del re, ecco, ho messo questa immagine perché 2 anni fa è nato l'erede. Vedete, la coppia è molto giovane, la regina ha meno di 30 anni, il re credo ne abbia adesso 32, 34, qualcosa del genere. Salto questa immagine e torno ai monasteri, ecco. Cultura buddista, per chi è stato magari sull'Himalaya, in Nepal o in Tibet o in Ladakh, eccetera, stiamo parlando di tutt'altra storia, di tutt'altra architettura, di tutt'altra forma d'arte. Questa è proprio l'architettura tipica del Bhutan, che non trovate in altri luoghi dell'Himalaya. Quindi non è fare un doppione, ecco, anzi, è vedere davvero un paese
diverso, nuovo, possibilmente, come dicevamo in apertura, che non avete mai visto, come non avete mai visto. Questo è proprio il monastero di Punaka. Punaka è l'antica capitale del Bhutan, quindi è un monastero molto importante dal punto di vista dei reperti anche d'arte, reperti di oggetti d'arte. E la cosa interessante anche dei monasteri bhutanesi è che sono tutti centri amministrativi. In una parte vivono i monaci e nell'altra ci sono proprio i centri amministrativi dei vari distretti, quindi sono molto vivi, sono molto frequentati. Ti faccio io una domanda e poi te ne porto due che stanno facendo i nostri visitatori. Prego. La mia è: le immagini che ti stai facendo vedere sono quelle che si possono comunque, sono tutti luoghi che si possono visitare in un viaggio classico, ovviamente, in Bhutan, quindi non sono luoghi remoti, difficili da raggiungere, magari di fascino, ci confermerai o meno. Poi ti chiedo, Antonella, tornando al Palazzo Reale, chiede se il Palazzo Reale è visitabile, e Anna chiede invece se è vero che in tutto il paese è vietato fumare. So la risposta, ma a te la parola. Scusami, la seconda domanda non mi sono... Si può visitare il Palazzo Reale, quello che abbiamo visto nell'immagine prima. Sì, allora sì, questi sono tutti i monasteri che tendenzialmente sono visitabili lungo il percorso che si fa nelle valli, quindi partendo, si arriva in volo a Paro, poi si va a Timpu, poi a Punaka, nelle valli circostanti e poi si torna a Paro. Questo è il viaggio classico. Poi, volendo, si può andare anche verso Oriente e entrare molto più dentro al paese. Il Palazzo Reale, la residenza, no, non si, la residenza del re ovviamente non si può visitare, ma il palazzo che hai fatto vedere, il palazzo, quel palazzo molto grande che era nell'immagine, assolutamente sì, ci sono degli orari, è bello visitarlo verso il tramonto, perché poi, non ho qui un'immagine, ma tutte queste finestrelle che vedete nel palazzo si illuminano tutte di rosso, e quindi c'è questo bellissimo contrasto tra il rosso e il bianco delle facciate al tramonto. Quindi sì, il palazzo si visita, solitamente andiamo verso il tramonto quando poi c'è questo gioco di luci. E che non si possa fumare? No, è anche questa una leggenda, forse 30 anni fa. Sì, credo di sì, 30 anni fa, perché appunto tutte quelle manifestazioni comunque del mondo un po' occidentale erano, per preservare il paese, all'inizio erano molto osteggiate. Adesso no, si può fumare tranquillamente senza nessun problema. Ok, io ho finito le domande, puoi proseguire. Vado avanti con altre immagini relative appunto alle valli e ai grandi monasteri. L'ambiente è questo. Come vi dicevo, meno di 1 milione di abitanti, forse 800.000 se non sbaglio, in una regione grande quanto il nord Italia, quindi piccoli villaggi, Timpu e Paro, che sono le due città, hanno non più di 40.000 abitanti, 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando di queste dimensioni, e poi tanti villaggi immersi nella natura con il monastero che sovrasta un po' la location. Ecco, qui torniamo all'immagine iniziale dove eravamo io e Gianni in Bella Vista, e qui siamo di nuovo appunto al Tiger Nest, al monastero forse più iconico di tutto il Bhutan. Accennavo prima, magari qualcuno si è collegato nel frattempo, all'inizio appunto è un monastero molto bello perché è bellissimo arrivarci. Poi dentro, dopo che avete visto tanti monasteri, non ne vediamo tantissimi, però dopo che ne avete visti alcuni, è chiaro che dentro i monasteri si assomigliano. La cosa bella dei monasteri, secondo me, poi alla fine è la loro ubicazione, e arrivare al Taksang, che è questo, il Tiger Nest, è davvero un'esperienza unica, perché dopo un'ora, per i più bravi anche un'ora e un quarto, magari anche un'ora e mezza, ripeto, all'inizio un po' in salita, poi sempre più agevole, arrivare con il sudore della salita al Tiger Nest è sempre molto emozionante. Ecco. Quindi, diciamo, questa tra l'altro è una delle ultimissime escursioni che si fanno nel viaggio, anche perché appunto dopo aver fatto qualche piccola escursione più semplice si è pronti anche per arrivare al Tiger Nest come premio finale. Certo, ecco. Giusto, mi sembra anche giusto. Vedo che forse iniziamo da parte dei festival, volevo
che sarà poi anche quella legata ai viaggi che vogliamo fare. Sì. Ho due domande velocissime, grazie che ci chiede come sono i collegamenti telefonici, nel senso se i cellulari prendono oppure se si è isolati. E Vittoria, che è ancora un po' preoccupata del Tiger Nest, chiede se è comunque una meta che è possibile raggiungere per tutti, direi. Praticamente sì, no? Nel senso che tutte le persone che siano mediamente abituate a fare una minima camminata, una passeggiata, magari ci metteranno mezz'ora in più, ma arrivano perché non è altissimo. Sì. Allora, si arriva tranquillamente. Tra l'altro c'è una cosa che non ho svelato. Si può anche arrivare, faccio un passo indietro, si può anche arrivare, questo è vero che è un obiettivo, però si può anche arrivare alla caffetteria, che si trova esattamente di fronte al monastero, ma in mezzo c'è un orrido, c'è un burrone. Quindi in un'ora arrivi alla caffetteria, ti prendi un tè tranquillo, con questo balcone che dà sul monastero, che trovi però di fronte a te, ecco, proprio di fronte a te, come lo stiamo vedendo adesso. Okay. Chi vuole invece scende giù in questo orrido, scale, e risale le scale per arrivare nelle porticine qui in basso a sinistra. Quindi okay. È un'escursione che possono fare assolutamente tutti. Andiamo nei festival. Ecco, la parte festival è sicuramente uno dei momenti più affascinanti, se vogliamo, del viaggio in Bhutan. Voglio dire, sta in piedi ugualmente, ecco, anche se non andiamo per il festival, però indubbiamente partecipare poi a uno dei festival minori, oppure quelli di Paro e di Thimphu, che sono i due festival principali, oppure addirittura entrando nel paese più all'interno, il festival di Jakar, di Monkar, sono piccoli monasteri più isolati, più dentro il paese, comunque sia, sono sempre momenti di grande coinvolgimento. La cosa bella, essendoci un po', non un numero chiuso, ma questo filtro a livello di tasse di cui parlavamo prima, è che non ci sono mai tantissimi turisti. Anche durante i festival ci sono tanti locali, e li vedete, tendenzialmente sono quasi tutti. Adesso con la lente di ingrandimento potremmo trovare anche qualche occidentale, però tendenzialmente sono festival frequentati dai locali. Anche perché sono momenti di ritrovo dopo il periodo invernale, dove si è stati molti al chiuso, nelle valli isolate, eccetera. Un bel momento di ritrovo per la popolazione, quando avvengono in aprile e maggio. E quindi la cosa bella, appunto, è partecipare a queste celebrazioni dove i monaci, con questi costumi tradizionali, le maschere della cultura buddista, e tamburi, cembali, celebrano le divinità, appunto, della storia del buddismo himalayano. Quindi con queste danze evocative che come le tradizioni scacciano e le forze del male e invocano tutto ciò che di positivo può esserci per augurare prosperità e lunga vita, diciamo, alle popolazioni bhutanesi, e quindi ci sono queste una o due giorni solitamente di manifestazioni all'interno dei monasteri, dove appunto si può assolutamente partecipare, liberamente partecipare, seguendo dal mattino al pomeriggio, ci sono vari programmi, queste danze che sono diverse tra loro, partecipare ai riti, ecco. È sicuramente un momento di grande coinvolgimento a livello anche etnografico, ma anche e soprattutto anche a livello fotografico, se vogliamo, no? Per chi è amante della fotografia, sono bei momenti da catturare, da testimoniare. Bellissimo. Ecco. Senti, prima abbiamo saltato la risposta sui cellulari. I cellulari Wi-Fi funzionano sempre? Sì, ormai sì, anche qui non ci sono problemi di sorta. Ecco. Perfetto. Negli alberghi c'è anche la possibilità del Wi-Fi, nei locali, nei ristoranti, magari nelle valli più interne un po' meno, ma sicuramente anche i cellulari, i nostri normali cellulari prendono benissimo. Perfetto. Non si è isolati. Questo è di nuovo uno dei grandi festival. Qui siamo a Paro con l'estensione di questo grande tanka che viene fatto calare sulla facciata, sulla parete del monastero. È una
un grande tappeto, un grande arazzo, non so come dire, sì. In cui sono raffigurate appunto scene della vita dei grandi monaci. Questi sono monaci legati alla scuola dei Berretti Rossi, entrando un po' più nel dettaglio, la scuola Sacchiapa, che è una delle grandi scuole, una delle due grandi scuole del buddismo himalayano. È una scuola. Noto, vedendo questo, sai che io sono stato da poco con un gruppo in Arabia Saudita. Sì. E le cose incredibili, ovviamente, non siamo stati alla Mecca, ma la Mecca è in Arabia Saudita, e questa, come dire, parallelismo che c'è in molte religiose, in molte culture, no? Perché alla Mecca questo famoso cubo, questa roccia, comunque l'apertura, come si dice, viene, c'è questo enorme tappeto, questo enorme arazzo che, come dire, ovviamente è diverso come colore, lì è molto più cupo, molto più scuro, ma che viene costruito ed esposto e va a coprire la cosa. Quindi ci sono queste cose che si ripetono in luoghi completamente diversi nel mondo, ma che alla fine, come dire, o perché si sono contaminati, magari in momenti che a noi non sono noti, oppure perché alla fine il nostro pensiero, la nostra ricerca ha portato evidentemente ai medesimi fini, no? Perché proprio è uguale, è incredibile questa comparazione. Sì, diciamo che la funzione soprattutto del tanka, è molto grande, questo tappeto tanka, molto grande. La funzione è quella di poter portare in giro, anche in viaggio, e quindi in immagini anche più piccole, le immagini, potersi portare anche in viaggio le immagini di questi grandi maestri spirituali, di questi maestri della cultura e della storia, della filosofia, eccetera. In questo caso è chiaro che, essendo in un grande monastero, un monastero molto importante, l'ostentazione anche di questo oggetto così sacro e così ricco, tra l'altro antico anche, è un modo anche per dimostrare la ricchezza, non solo, ma anche di è una forma di diffusione della dottrina, no? Perché poi ogni immagine che vedete, ogni santone è legato a una storia particolare, ogni ambientazione, il Buddha tra le nuvole, il santone, i monaci di fianco, il berretto rosso in un certo modo, ecco, sono tutte legate a delle storie che poi vengono raccontate. Anche qui è una forma di un modo di tramandare la tradizione, no? Perché poi qui arrivano i pellegrini, le famiglie con i bambini, eccetera, e anche questo è un modo per dire: guarda, lassù c'è l'immagine del tale monaco, e significa questo, ha fatto questo, è importante per questo motivo. Quindi è un modo anche per portare avanti la tradizione, in questo senso. Diciamo, sono oggetti sacri molto importanti, che ogni famiglia custodisce, questo è quello del monastero, ma come dicevo prima, ogni famiglia ha i suoi che porta in viaggio, che tiene in casa durante le cerimonie private, eccetera. Ecco, questo è un dietro le quinte, con i monaci che si preparano alle danze, questo è un monaco che sta roteando, si sta preparando appunto poi a indossare gli abiti per scendere in campo, diciamo così. E qui questa è un'immagine catturata in una scuola di piccoli monaci. Ce ne sono tante ancora. E quindi si possono vedere i monasteri? Sì, ci sono anche lì i monasteri di sole donne? Che io ne abbia, io non ne ho visti. Ne ricordo alcuni in Tibet, in Ladakh. Qui non ne ho visti, però ci sono. Sì, sì. Ho capito. Io non ne ho visti nei vari percorsi. Bellissima questa foto. Anche ecco, queste sono proprio appunto a livello etnografico, a livello fotografico, queste sono le popolazioni locali, sempre molto fiere e sorridenti. Senti, quanto dura mediamente un viaggio in Bhutan? Allora, il viaggio in Bhutan dura 8-9 giorni, un viaggio nella regione, nella parte classica, quindi Paro, Thimphu, Punakha, le tre cittadine con le valli, con i villaggi e con i monasteri, 8-9 giorni, si arriva, come dicevo, da Kathmandu, da Calcutta o da Delhi, e poi si fanno queste 6-7 notti in Bhutan. Questo è il viaggio classico. Se invece vogliamo fare un viaggio più... come dire, non dico avventuroso, ma comunque più dentro alla realtà locale, più dentro al paese, arrivando a Punakha non si torna subito indietro a Paro,
ma si prosegue verso Oriente. E di nuovo qui si entra in un'altra epoca storica, perché davvero andiamo verso una regione davvero molto molto isolata, dove appunto, vedete queste immagini, gli uomini vestono ancora adesso in questo modo, con il pugnale, ed è tutto un altro tipo di viaggio. Questo può arrivare a 2 settimane. Ecco. Perfetto. Ci chiedono anche come si mangia in Bhutan. La cultura bhutanese risente molto dell'influenza indiana, quindi si mangia molto indiano, con tante verdure, tante spezie. Ormai si mangia benissimo dappertutto, non solo nei ristoranti degli alberghi, ma ormai soprattutto a Paro e Thimphu ci sono ottimi ristoranti al di fuori degli alberghi dove si può andare a cena o a pranzo. Direi che si mangia decisamente bene. Se vi piace ovviamente un minimo la cultura del cibo indiano, ecco. Certo. Qualche influenza anche cinese, ma meno, molto meno. Sì, questa foto qua di questo bambino è abbastanza, come dire, cinese o comunque mongolo, da quella parte più. I tratti sono quelli. No. I tratti bhutanesi sono più, appunto, come accennavi tu, più cinesi. Sì. Qui siamo di nuovo nelle valli, le risaie che abbiamo visto all'inizio. Bellissimo. Senti, parliamo, poi stanno facendo alcune domande che io ti riporto, quindi stai creando molto interesse. La prima domanda invece, no, parliamo invece di quello che noi vogliamo fare. A parte i viaggi su misura, stiamo programmando un viaggio di gruppo, quindi con accompagnatore dell'agenzia Pianeta Gaia. La prima idea era quella di farla a ottobre. Adesso stiamo aspettando che il Bhutan ci dica se riapre, quando riapre, giusto? No? Perché stanno valutando adesso. Sì, abbiamo già in programma, Gianni, lo possiamo dire. Abbiamo già in programma già una data, che è i primi di ottobre per il Festival di Thimphu. Abbiamo già il programma, abbiamo già le quote, stiamo aspettando semplicemente l'ok, perché il Bhutan al momento è ancora aperto, ma aperto con quarantena, quindi difficilmente fruibile dai viaggiatori. Dovrebbe arrivare a breve questa notizia, che appunto ci permette poi di dare il via anche alle iscrizioni. Quindi primi di ottobre, Festival di Thimphu, 9 giorni, il viaggio lo accompagno io. E quindi perché no? Questa è una grande notizia, perché non è da tutti. Voi dovete sapere che, non so, ma penso che siano veramente tanti e tanti anni che non accompagni più un viaggio, o no? Allora, io continuo a viaggiare. È prezioso. Io continuo a viaggiare sempre tanto, come sai, però tendenzialmente cerco di viaggiare da solo, ecco, cerco di viaggiare da solo perché così cerco di usufruire di tutto il tempo che ho a disposizione per andare a scoprire magari itinerari nuovi, posti dove non sono ancora stato, eccetera, cercare l'albergo giusto, l'escursione, l'esperienza giusta. Quindi sì, sono tanti anni che non accompagno dei gruppi di viaggiatori, pur continuando a viaggiare, però in Bhutan torno volentieri. E perché no, torno volentieri anche proprio per rilanciare la destinazione anche con un viaggio organizzato da Pianeta Gaia, ecco, quindi perché molto no, bene. Speriamo appunto di avere questa buona notizia per riaprire le iscrizioni, perché il viaggio è già pronto. Perfetto, noi siamo qui che aspettiamo, anzi appena è pronto lo apriamo alle vendite. Ti chiedo ancora 2 domande velocissime, poi ti faccio andare avanti. La prima, se ci dai ovviamente prima della fine della serata un'idea dei costi di un viaggio individuale di 8-10 giorni, dove si va a parare con gli alberghi medi. E la seconda, c'è Vittoria che scrive che ha letto che hanno anche riaperto un trail fantastico, molto lungo ma fattibile a pezzi. Se tu ne hai la conoscenza e se... Un percorso trekking? Non ho capito. Un trail, penso che sia un trekking, sì. Ah, ok. Sì. Allora... Come tanti altri paesi siamo fermi al 2019. Certo. Adesso su questa cosa del trekking, non lo so, può essere una notizia che è uscita un po' per rilanciare i viaggi, eccetera. Onestamente non ne sono a conoscenza. Ci sono diversi percorsi di trekking, soprattutto nella regione di Paro, che salgono verso le montagne.
dove si possono fare pernottamenti anche in tenda durante i trekking, nelle valli più interne, questo sì, assolutamente, ce ne sono molti. Adesso nella fattispecie non saprei quale è quello nuovo che è stato aperto, perché, ripeto, siamo fermi a dicembre 2019. Okay. Quindi, detto questo, l'altra domanda che mi... La domanda era quella dei costi. Ah, dei costi. Vai avanti con l'immagine, così sì, noi ci godiamo un'altra foto. Allora, guarda, questo è un albergo. Ecco, l'ho messa proprio perché per riconfermare quello che vi dicevo prima. I piccoli alberghi, questo è un piccolo boutique hotel, sono costruiti in stile locale. Questi sono gli interni. Bellissimo. Allora, viaggi in Bhutan di 8-9 giorni, parliamo di un viaggio che si fa con 3.000 euro, 3.500 euro. Okay. Poi la variabile adesso è molto il volo internazionale, si può fare anche con 2.500, però dipende molto dal volo internazionale, perché come sappiamo, soprattutto in questa fase storica, le compagnie aeree hanno dei prezzi molto ballerini. E rispetto al passato, in questo momento di riapertura e di ripartenza, vediamo che ci sono diversi incrementi sulle quotazioni. Quindi diciamo che si parte da 3.000-3.500 sì, euro. Sappiamo tutti che ci sono degli incrementi, un po' per il carburante, un po' perché ovviamente le compagnie hanno volato poco e adesso non volano ancora come prima, l'occupazione dei voli ne risente molto, insomma. Sì. Si sta uscendo con difficoltà, ma insomma si sta uscendo. Quindi. Diciamo 3.000, sui 3.000 euro per fare il viaggio base, poi è chiaro a salire. Ho messo ancora questa immagine, alla fine, dopo avervi fatto vedere qualche albergo, perché è uscito il 31 di marzo un film in Italia, che tra l'altro è stato candidato tra i miglior film straniero agli Oscar, che si intitola Lunana, ed è un film girato in Bhutan, è un film bhutanese, ovviamente poi girato in Bhutan, probabilmente durante il lockdown, che vi consiglio di andare a vedere, perché è ancora nelle sale, e racconta la storia di questo maestro che vedete qui sulla destra, che va a insegnare in un villaggio sperduto a 4.800 metri di altitudine. Si vede poco del Bhutan, però si vede l'ambientazione, si vedono le usanze, i riti, si vedono le persone, le montagne, questo sì. La cultura, ecco, viene fuori bene, ed è un film molto simpatico, molto, molto bello. Quindi, per prepararvi al viaggio, perché no? Provare anche a immergersi nella cultura locale attraverso un film. Allora, puoi tornare solo indietro sull'immagine del film, perché ci chiede Maristella qual è il nome del film, che si vedeva l'immagine. Intanto io, mentre torno indietro, ne approfitto a dire a tutti, lo diciamo nelle varie puntate, così anche le persone che magari non sono abituate a vedere o ci capitano poi nelle varie registrazioni, che le varie registrazioni presenti sul sito, che noi abbiamo sul sito la possibilità di fare dei piccoli sondaggi, cioè se siete interessati al Bhutan o altre destinazioni per dei viaggi che volete fare, se ce lo fate sapere, per noi è come dire, molto utile, perché nel momento in cui facciamo uscire il viaggio, ad esempio in Bhutan, sarete i primi a essere informati su questo viaggio, e quindi potete valutare e scegliere in anteprima queste cose. Questa sezione la trovate direttamente sul sito di Pianeta Gaia, nel menu scorrete, andate nella sezione dove vorreste viaggiare, che è nel menu in alto, e di lì andate a, come dire, rispondete velocemente a quali sono le destinazioni più importanti. Torniamo invece al titolo del film, che ti ho interrotto. Era Lunana, adesso l'ho tolto, ma credo che abbiate preso nota. Benissimo, Lunana, vi consiglio di andarlo a vedere, dura 2 ore, è un bellissimo film sulla cultura e sulla cultura bhutanese. Molto bene. Molto emozionante. Sì. Togliamo la condivisione, così ci salutiamo direttamente. Sì. Allora, togliamo la condivisione, vediamo. Così? Aspetta che arrivo, no. Devi proprio uscire dalla, come si dice, dalla visualizzazione delle cose. Se non ce la fai, ci salutiamo anche con l'immagine di questo monaco. No, ce la devo. Cattivo. No, ci sei, perfetto. Eccoci, bene, ce lo vediamo, così torniamo. Quindi, di nuovo a speculare. Diciamo che le immagini che vi danno un po' l'idea di quello che è il paese, con questa grande immersione nella natura e nella cultura buddista.
È un viaggio aperto a tutti, è un viaggio emozionante perché l'incontro con le popolazioni locali è ancora molto autentico, molto bello, molto sereno. Tra l'altro, essendo un piccolo paese con pochissimo affollamento, è anche bello proprio attraversarlo, lasciarsi trasportare dai tempi della cultura locale, passare la sera attorno al fuoco a raccontare le storie dell'India, del Bhutan, della cultura himalayana, è sempre un momento di grande coinvolgimento, ecco, quindi è un viaggio rilassante sull'Himalaya. Molto bene, poi la cultura, poi questo paese per me ha un fascino, il fatto di poter ancora vedere questa cultura, come dire, tibetana che insomma sta scomparendo per motivi che sappiamo tutti in molte altre regioni. Io ti ringrazio tantissimo, namaste, ci vediamo nuovamente in agenzia, ci siamo lasciati un po' di tempo ma ci siamo rivisti e ci rivedremo in agenzia. Assolutamente. A tutti quelli che sono interessati a questa destinazione, sondaggio oppure mandatemi un'email così noi vi registriamo e vi manderemo in anteprima. In Bhutan si possono fare, Gianni, si possono fare anche viaggi individuali. Certo. Perché comunque le guide parlanti inglese in questo caso sono molto molto preparate e molto professionali e quindi vi daranno anche grande soddisfazione dal punto di vista proprio della relazione e anche delle spiegazioni di quello che riguarda la cultura. Quindi sia viaggi individuali, ma soprattutto speriamo di avere questa news quanto prima per aprire le iscrizioni al viaggio di ottobre per il Festival di Timpu, dove sarò felice di esserci. Ve lo comunicheremo immediatamente, il giorno dopo che verrà aperta. Per adesso ti ringrazio, ringrazio tutti per la serata, noi ci vediamo giovedì prossimo, se non sbaglio andiamo in Botswana, se non sbaglio, ma potrei anche a quest'ora, come dire, sbagliare. E grazie mille ancora. Namaste. Bene, grazie buona a voi. Buon viaggio, buona cena a tutti. E buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua, assolutamente, hai ragione. Ciao. Rinascita. Grazie. Ciao a tutti. Speriamo. Ciao a tutti.